maniera, però ok. Ehi, ragazze! Vado ad annunciarvi al Don, aspettate qui, d'accordo? Non andate a curiosare in giro. E noi ovviamente andremo a curiosare in giro. È la nostra occasione, andiamo a cercare Tifa. Cioè, guardate che bella anche Aerith con questo vestito. Solo che le hanno fatto le bombe enormi. E lei non ce le ha così. Cioè, palesemente non ce le ha così. E guardate, ce le ha grosse quanto Tifa praticamente. Vabbè. Qui ovviamente non possiamo entrare. Ma possiamo andare soltanto qua. Beh, Cloud non ha la barba, dai, su. Ecco qua, la nostra amichetta. Cloud che scappa. Letteralmente che scappa, per non farsi vedere. Ti fa? Piacere di conoscerti, io mi chiamo Aerith. Cloud mi ha parlato molto di te. E tu saresti? Ah, mi sembra di averti vista al parco con Cloud. Esatto, con Cloud. Oh. Non preoccuparti, ci conosciamo appena, non c'è niente tra noi. Non devo preoccuparmi di cosa? Cioè, queste due strapagnone che si contendono Cloud. Ah, no, no, hai frainteso. Cloud e io siamo solo amici d'infanzia, nient'altro. Povero Cloud, deve essere davvero triste per lui stare qui a sentirci parlare così. Vero, Cloud? Madonna, Aerith è veramente terribile. Cloud? Sì, sono io, però non guardarmi, per favore. Please, non guardarmi. Hai ottenuto etere. Vabbè, questo. Cloud? Perché sei vestito in quel modo? E che ci fai tu qui? Cos'è successo dopo che sei precipitato? Non sei ferito, vero? Tipo che ha sbattuto la testa e ha perso ogni cognizione. Calmati, dammi il tempo di rispondere. Sono vestito così perché, beh, era l'unico modo per entrare qui dentro. E non preoccuparti, sto bene. Aerith mi ha aiutato. Capisco, Aerith. Tifa, che sta succedendo? Cosa ci fai in un posto del genere? Oh! Mi tapperò le orecchie. Ok, e adesso Aerith se ne va. Sono felice di vedere che stai bene. Grazie. Ora, cos'è successo? Mentre tornavamo dal reattore 5, abbiamo notato uno strano tipo che passava di lì. Barrett lo ha preso ed è riuscito a cavargli qualche informazione. Ed è stato in quel momento che è saltato fuori il nome del Don? Esatto, Don Corneo. Barrett disse che Corneo era un pesce piccolo e che potevamo anche ignorarlo. Ma io non riuscivo a smettere di pensarci. Ho capito, in pratica volevi sentire la storia direttamente dalla bocca di Corneo. Sono arrivati fino a qui, ma ora mi sono cacciata nei guai. Il fatto è che Corneo è in cerca di una moglie. Ogni giorno prende tre ragazze, ne sceglie una e poi. Beh. Comunque, se non vengo scelta stasera, la storia finisce qui. Scusate, ma vi ho sentito lo stesso. Ecco, ovviamente. Ci siamo noi qui, quindi non c'è più problema, giusto? Immagino di sì, ma. Voglio dire, con noi due e Tifa, facciamo tre. Scordatelo, Aerith, non ti coinvolgerò in questa storia. Oh, quindi va tutto bene? Ah, quindi va bene? Va tutto bene se Tifa a mettersi in pericolo? No, Tifa non. Ecco, ora Tifa e Aerith fanno la tenaglia d'acciaio. Praticamente fanno la forbice d'acciaio, praticamente. Ciao Ruben, buonanotte a te. Grazie per essere stato con noi. Sei sicura? Sono cresciuta nei bassi fondi, sono abituata al pericolo. Aerith sfacciata. Tu che mi dici invece? Credi di poterti fidare di me? Sì, grazie Aerith, sono in debito con te. Non preoccuparti, non c'è bisogno di essere così formali. Ehi! E ora ragazze, fate presto, il signor Corneo è un uomo impaziente. Tra l'altro guardate che scalinata enorme. Cioè voi vi immaginate a fare tutta sta scalinata a salire e a scendere? E gliel'ho anche detto di non andare in giro. Ah, le ragazze. Sbrigatevi, forza! Ti fa un canotto a posto del push-up. Temo che sia inutile chiederlo, ma la terza ragazza sono io, vero? Esatto, era inutile chiederlo. Ecco, già hanno fatto comunella comunque tutte e due, eh? Sta cosa a me farebbe piacere, eh? Guardate come mi fissano.
Guardate come mi fissano tutte e due. E a me avrebbe fatto piacere se due come Tifa e Aerith avessero fatto squadra per molestarmi. Ovviamente, con rispetto parlando. Ok, da questo momento in poi abbiamo anche Tifa nel party. Quindi che cosa dobbiamo fare? Ovviamente equipaggiarla con tutti gli oggetti nuovi. E per ora lasciarla senza materie. Anche se in realtà una materia potremmo dargliela. Gli diamo quella... quella glaciale? Sì, diamogli quella glaciale. Così Cloud ha tuono ed energia. Anzi, energia la potremmo anche togliere a Cloud. E le diamo ad Aerith. Che tra l'altro la dobbiamo equipaggiare con tutte le altre cose. Ecco qua. Quindi mettiamo altruismo, anzi no, facciamo energia ed omni, e qua mettiamo ardente. Ok, adesso siamo pronti. Ecco. Sì, vabbè, lasciamo perdere il letto con la sagoma, che è un palese riferimento a delle pratiche un po' particolari, però vabbè, lasciamo perdere. Ok. In questo momento, se abbiamo fatto tutto bene, ovviamente Corneo sceglierà Cloud, e dato che noi abbiamo fatto tutto bene, godiamoci la scena della scelta finale. Avanti ragazze, mettetevi in riga di fronte al Don. Oi, splendide! Vediamo quale scegliere. Oh, questa bella fanciulla? O forse quest'altra? Cloud che fa la sfuggente. Oi, ho deciso. Stasera mi terrà compagnia. Questa fanciulla. Nerboruta? What? Un attimo, cioè, aspetti, la prego. Oi, adoro le pollastrelle che fanno le difficili, così pure e innocenti. Potete avere le altre due. Sì signore, grazie signore. Andiamo, mia adorata. Ecco, e ora praticamente... Ecco, Tifa ed Aerith. Sì, sì, vai, vai! Vai, vai! Madonna, ma Tifa sta scoppiando pure. Ok, e adesso abbiamo questa scena extra. La prima cosa da fare con Cloud... Oi, finalmente soli! Avanti, micetta, vieni qui da paparino. Ecco, vedete, guardate come ci segue... Guardate come segue con lo sguardo... La prima cosa da fare, ovviamente, è... Ottenuto uno stimolante. Ora, penso che non ci sia bisogno di spiegarvi a che cosa è riferito lo stimolante, ok? Cioè, penso che il riferimento sia abbastanza palese. Ok, una volta preso lo stimolante, parliamo con Corneo. Oi, sei così carina che non mi stancherei mai di guardarti. E tu che mi dici? Io ti piaccio? Oi, non ti piaccio? C'è un altro, non è vero? Ecco, qui addirittura se rispondiamo con questa frase guadagniamo 10 punti su Barrett. Cioè, questa è una frase da prendere assolutamente se volete avere l'appuntamento con Barrett. Sì. Si chiama Barrett. Oi, imperdonabile. Barrett, mi suona familiare. Avanti, è un membro di Avalanche, quel gruppo su cui cercavi informazioni. Ah, sì sì, nei bassi fondi del settore 7. Ma come fai tu a saperlo? Hop! E vumla! Un uomo? Oi, mi ha ingannato. Presto, qualcuno venga qui. Spiacente, pare che nessuno dei tuoi lacchè verrà ad aiutarti. Eccole là. Voi siete le ragazze di prima? Ma che diavolo sta succedendo?
Le domande le facciamo noi. Questa parte è bellissima. Cosa stanno cercando in giro i tuoi lacchè? Parla. Se non parli, te lo taglio. No, fermati. Parlerò. Vi dirò tutto. Bravo. Continua. Dovevo trovare il covo di uno con una mitragliatrice al posto del braccio. Un lavoro su commissione. Richiesto da chi? Poi, se ve lo dico, mi uccideranno. Parla. Se non parli, te lo spappolo. Poi è stato Heidegger della Shinra. Heidegger, il capo della sicurezza. Il capo della sicurezza? La Shinra. Qual è il loro scopo? Parla. Se non parli, te lo frantumo. Poi fai sul serio, non è vero? Oh cielo. Oh cielo. Non sto scherzando, credimi. La Shinra intende schiacciare un piccolo gruppo di ribelli chiamato Avalanche o qualcosa del genere, insieme al loro covo. E quando dico schiacciare, intendo letteralmente. Vogliono distruggere il pilastro che sostiene la piattaforma. Distruggeranno il pilastro? Sapete cosa succederà, no? La piattaforma farà prima un bel fischio e poi sparirà tutto con un gran BAM. Ho sentito dire che la loro base si trova nei bassi fondi del settore 7. Meno male che non è qui nel settore 6. Intendono spazzare via i bassi fondi del settore 7? Cloud, io vado al settore 7. Tu vieni con me? Beh, ovvio. Puoi scommetterci, Tifa. Ecco. Aspettate un secondo. Sta zitto. Non preoccupatevi, non ci vorrà molto. Secondo voi, perché uno come me vi ha spifferato tutto? Ecco, questa è un'altra frase che però non avrà assolutamente niente a che fare con il progresso della nostra storia. Qui ovviamente la risposta corretta sarebbe perché sei sicuro di vincere. Ma noi possiamo rispondere quello che vogliamo, quindi perché hai paura di morire? Oi, sbagliato. Uoppelala. Guardate come se la balla. Ok. E qui adesso abbiamo la possibilità di conoscere altri membri della Shinra. E per lo più il famosissimo Heidegger, che è stato citato praticamente poco fa. Come procedono i preparativi? Eccolo, Heidegger. Va tutto liscio come l'olio. Ho assegnato l'incarico ai Turks. Signor Presidente, è davvero deciso a farlo. Solo per spazzar via un gruppo composto da pochissime persone. Cosa c'è ora, Reeve? Qualcosa da obiettare? No, ma come capo del reparto urbanistica sono responsabile dello sviluppo e dell'operatività di Midgar. Per questo io... Reeve, le tue questioni personali scaricale nel bagno di casa tua la mattina, prima di venire al lavoro. Anche il sindaco si è opposto. Sindaco? Quel buffone non fa altro che starsene nella sua stanza e ingozzarsi tutto il giorno. E tu lo chiameresti sindaco quello? Ora, vogliate scusarmi? E se la ride. Mi sembri stanco, Reeve. Prenditi qualche giorno di ferie. Praticamente senza scrupoli. Distruggeremo il settore 7. Avalanche verrà incolpata dell'accaduto e delle operazioni di soccorso se ne occuperà la Shinra. È perfetto. Un piano ben oleato. Ok. Qui, che adesso sono caduti tutti, la prima cosa da fare, perché queste sono cose che avranno influenza sul percorso che abbiamo intenzione di scegliere per l'appuntamento che faremo al Gold Saucer. Parliamo prima con Tifa. Perché parlare prima con Tifa permetterà di aumentare i suoi punti, ma di abbassare quelli di Aerith. Stai bene? Qua, che schifo. Ok, e ora parliamo con Aerith. Stai bene? Sì. Beh, il peggio è passato. No. Almeno credo. No. Perché c'è una boss fight. Boss fight che nel remake è stata resa un dito nel culo pazzesca. Però qui invece
abbiamo la possibilità di affrontare un nemico veramente, veramente scarso. E quando vi dico scarso, dico letteralmente scarso. Inoltre, piccolo particolare da notare, durante la caduta che abbiamo effettuato con i nostri personaggi, Cloud ha un pochettino di vita tolta, proprio per simboleggiare il fatto che è caduto e che si è fatto male. Bellissima questa cosa, proprio una cosa fenomenale. Questo boss è abbastanza semplice da battere nella versione di base di Final Fantasy VII. Nel remake è un po' fastidioso. Qui è una cazzata pazzesca, anche perché è ultra sensibile e ultra debole all'elemento del fuoco. Quindi basta colpirlo con magie di fuoco e praticamente lo sciotti. Senza considerare il fatto che noi siamo OP da fare schifo, perché siamo letteralmente OP che ci siamo allenati, quindi non sarà un problema. Vedete, lui addirittura fa tsunami e quando fa tsunami, se l'onda parte da dietro e colpisce prima lui che noi, lui subirà più danni. Perché? Perché l'onda impatterà su di lui e quindi perderà potenza quando impatterà su di noi. Cioè, questi dettagli sono un qualcosa di fenomenale. Cioè, queste sono cose che tu da piccolo o comunque quando giochi la prima volta Final Fantasy VII non sai. Sono cose che impari col tempo. Anche scoprendo e informandoti, leggendo nei vari forum, leggendo in generale anche altri giocatori che hanno comunque studiato il gioco alla perfezione e ti permettono poi successivamente di vederlo in modo completamente diverso. Quindi facciamo la magia di fuoco. Possiamo completare, vedete, 212. Possiamo completamente shottarlo il boss, non abbiamo bisogno di risparmiarci. Tsunami fognoso. Ecco, si colpisce lui, quindi praticamente si sta suicidando fondamentalmente. Non dovrebbe avere tanta vita ormai. Tsunami fognoso! Ecco, stavolta colpisce prima noi. E quindi ci fa più danno. Esatto, morto. Boss facilissimo. Letteralmente facilissimo. Tifa che sale di livello e coda di Fenice. Ok. È troppo tardi. Marlene, Barrett, la gente dei bassi fondi. Non arrenderti, non deve essere facile distruggere una torre, no? Sì, hai ragione, possiamo ancora farcela. Oh, e da questo momento possiamo esplorare. Siamo quasi vicini alla fine della live di stasera, anche perché poi dovrò farmare, come vi ho detto precedentemente, prossima settimana. Vedrete veramente delle cose fantastiche, ve lo garantisco. Allora, innanzitutto, abilità. Curiamo tutti. E a questo punto andiamo da questo lato e prendiamo la pozione. E cosa importante, andiamo dall'altro lato e otteniamo, perché qua bisogna dirlo, una delle materie più utili presenti all'interno del gioco. Non la più utile, ma una delle più utili, ovvero ruba, steal. Qui abbiamo i Sajin, che ovviamente non mancano nel percorso di Final Fantasy. E tra l'altro sono anche abbastanza resistenti. Oh! Ho la limit di Aerith, però non la vorrei utilizzare in realtà. Anche se vabbè, non cambia niente alla fine, perché anzi ne approfitto perché sblocco praticamente le altre limit, però ci sta. Sì, qua sono fondamentalmente degli Squirtle. Anche perché se vi ricordate, adesso devo livellare la ultimate, o comunque devo livellare le limit di Tifa. Vedete, Tifa è ancora a livello 1, mentre invece Aerith ha completato già il livello 2 e Cloud addirittura ha completato il livello 3. Quindi siamo a un livello decisamente più alto.
materia predatrice addirittura, tradotta, malissimo tradotta tra l'altro, perché la materia comunque ruba. Saltiamo giù. Che sarebbe steel, fondamentalmente la materia qui si chiama steel, proprio la materia ruba. Passiamo di qua. E ci ritroviamo adesso in una delle altre, in una sezione che del remake mi è piaciuta particolarmente, ovvero la stazione del cimitero dei treni. Aerith, non dovresti essere qui. Guai a te se mi dici ancora di tornare a casa. Niente, non la schiudiamo più. Dunque, passando attraverso i treni con le luci accese, dovremmo farcela ad andare via di qui. Piccolo suggerimento per quanto riguarda l'esplorazione. A questo punto, la cosa da fare, per chi ovviamente vuole essere completista all'interno del gioco, è equipaggiare la materia di predatrice, o per meglio dire, lo steel, la ruba, a Tifa. Perché è importante darla a Tifa, la materia ovviamente del ruba, piuttosto che agli altri personaggi? Perché se notate, i parametri di velocità aumentano quando equipaggiamo questa materia. E tecnicamente non dovrebbe essere la velocità, ma dovrebbe essere tradotta con la destrezza. La destrezza all'interno del gioco, quindi all'interno di Final Fantasy VII, ci consente di ricaricare più in fretta la barra ATB. Tifa, in teoria, diciamo nei livelli di base, senza diciamo induzioni esterne, è il personaggio che possiede più destrezza all'interno del party. Infatti, se noi andiamo su status, abbiamo Cloud che come velocità in questo caso ha 20, Tifa 22 ed Aerith addirittura 16. La differenza tra Tifa e Cloud ovviamente è più bassa, perché comunque Cloud è livellato parecchio, ma di base Tifa è quella con la velocità più alta. Quindi di conseguenza, dando la materia predatrice a Tifa, le aumentiamo di altri due punti la sua velocità. Quindi in totale arriva a 24. E vi posso garantire che due punti, soprattutto all'inizio, sono veramente, veramente tanti. Ora, così, con questa materia, Tifa arriva a 24 di velocità. Ed è importante che lei arrivi a 24. Perché? La stazione dei treni possiede dei mostri e ci daranno un vantaggio all'interno del gioco pazzesco. E sono tre i mostri che tecnicamente dobbiamo cercare all'interno della stazione. E vi dirò anche quali sono, e vi dirò anche perché saranno importanti. E vi dico anche che questa, la stazione dei treni, ovviamente sarà la mia base del farming. Quindi nel momento in cui ci rivedremo settimana prossima, dopo che concluderò ovviamente la live di stasera, troverete praticamente Tifa ed Aerith con il livello del limit 3 al massimo. Sì, al massimo. Prima di tutto ciò, salviamo, ovviamente, perché adesso qui possiamo salvare. Vabbè, sì, poi ovviamente la materia ruba la puoi dare tranquillamente a Yuffie. Sì, possiamo salvare qua, perché comunque Yuffie è quella che poi sarà in generale il personaggio più veloce in assoluto all'interno del gioco. In questo momento Tifa è quella più veloce, quindi è quella che ci consente di sfruttare di più questa sfera. No, non devo andare qui. Allora, per prima cosa prendiamo questa gran pozione. E poi ci sono anche degli oggetti nascosti all'interno del gioco. Quindi ci sono degli oggetti che si possono recuperare segretamente. Ora, vediamo se qua ci sono i mostri che vi devo attenzionare. Oh, eccoli qua. Questi mostri sono i fantasmi, i ghost, ok? Tecnicamente si potrebbe rubare a questi fantasmi, anche se in realtà io personalmente non lo consiglio. I mostri dal quale dobbiamo rubare, nella versione inglese si chiamavano, se non ricordo male, Dinglow o una cosa del genere. Non so come li abbiano tradotti qui
in italiano, però questi dovrebbero essere fantasmi in generale. Non mi fa vedere il nome. Comunque sì, dovrebbero essere i fantasmi. Ecco, dove si ottengono le mani spettrali. Le mani spettrali in realtà non sono un granché per quanto riguarda gli oggetti che effettivamente possiamo rubare. Per cui... cioè, se li volete rubare, se volete rubare va benissimo. Ma personalmente parlando non ve lo... non ve lo... cioè, non ve lo... non ve lo consiglio, ecco. Ecco, vedete? Praticamente spariscono e riappaiono. Questa è la loro caratteristica. Ovviamente quando spariscono non possono essere né targettati e neanche uccisi. Ora vi faccio vedere che cosa servono. Ecco, la mano spettrale, che tra l'altro si ottiene anche sconfiggendoli. Quindi andiamo a vedere cos'è la mano spettrale. Giusto per farvela leggere. Mano spettrale. Assorbe PM da un nemico. Quindi ci consente praticamente di avere la magia Aspir, anche se fondamentalmente noi non ce l'abbiamo. Perché noi fondamentalmente qui ancora la magia Aspir non ce l'abbiamo. È utile? Ni. Perché comunque non avremo mai, quasi mai, necessità di rubare gli MP ai nostri avversari. Saremo talmente forti che avremo comunque la possibilità di avere un buon quantitativo di MP e avere la possibilità soprattutto di sfruttare al meglio le nostre abilità. Il nemico che dobbiamo cercare è il Dinglow, che non so come è stato tradotto qui in italiano, sinceramente. Oh, ottenuta gran pozione. Vedete, all'interno di questi barili si ottengono degli oggetti extra. Cosa che ovviamente vi consiglio dal fare, perché rubare, cioè prendere questi oggetti extra è assolutamente un qualcosa in più. Sono gratis, per cui va bene. Allora, andiamo avanti, perché qui possiamo prendere un altro oggetto dal barile, che è un'erba dell'eco. Oggetto che ancora non abbiamo mai avuto modo di vedere in gioco, ma per chi non lo sapesse, l'erba dell'eco serve a curare lo status mutismo. È importante curare lo status mutismo soprattutto per coloro che diventeranno i nostri caster del gruppo, quindi coloro che effettueranno magie. Prendiamo la pozione e adesso in questa parte cerchiamo i nemici che devo farvi attenzionare, i nemici che devo farvi vedere, anche perché questi nemici saranno particolari e importanti per un motivo ben preciso. Eccoli qua. Che culo che mi stanno apparendo nelle zone giuste. Ora non so come li abbiano tradotti in italiano effettivamente questi nemici, ma nella versione originale del gioco, se non ricordo male, appunto il loro nome era Dinglow. Ora non so se è giusto, ma dovrebbe essere Dinglow. Questi nemici perché sono importanti in questa fase del gioco? Sono importanti in questa fase del gioco perché se voi in generale volete percorrere una perfect run o comunque avete intenzione di sfruttare al massimo le potenzialità del vostro personaggio o in generale dei vostri personaggi, questi mostri sono utili sia nell'uccisione, quindi saranno utili sia se li uccidete, e saranno molto più utili se ruberete a loro gli oggetti. Hanno un oggetto particolare che si può rubare, ovvero l'etere. E voi sapete benissimo quanto vale un etere in questa fase del gioco. Un etere può essere venduto a 750 gil. Quindi se noi dovessimo riuscire a farmarne uno stock di 99, immaginate quanti soldi riuscirei ad avere già all'inizio del gioco. Quindi tecnicamente tutti i problemi legati alle finanze, all'economia, svanirebbero. Perché supereremo addirittura i 100k di gil nella prima fase di gioco. Cioè, non so se riuscite a capire cosa effettivamente... Cioè, io già solo a parlarne mi viene il sorriso da ebete, perché praticamente tu già stai rompendo il gioco, stai iniziando a rompere il gioco dalle prime fasi, cioè dall'inizio. Cioè, noi ancora siamo al settore 5, anzi, ora siamo al settore 7. E prima di uscire da Midgar,
Cioè, prima di aprire praticamente la mappa di gioco, noi avremo più di 100k di gil. Che significa soldi, soldi, soldi. Inoltre, questi nemici, quando vengono uccisi, quindi nel momento in cui noi li sconfiggiamo e otteniamo il drop della sconfitta, ci permettono di ottenere un oggetto che ha lo stesso effetto di Antima. Antima, per chi non lo sapesse, è una magia che leva praticamente un terzo degli HP totali del nostro avversario. Può esserci utile contro alcuni boss? Sì. Contro alcuni boss sarà molto molto importante, perché ci consentiranno praticamente di shottarli. Alcuni boss, se non quasi tutti, saranno deboli ad Antima. È vero che poi in futuro riusciremo a fare tanti di quei danni che voi praticamente neanche ci penserete più ad utilizzare Antima, ma nelle prime fasi di gioco, dove magari ci sono dei boss in particolare e ci sono le possibilità di sfruttare questi attacchi, un'antima sinceramente schifo non fa. Per cui vi faccio vedere che appunto si può rubare l'etere e dopodiché eliminiamo il nostro avversario. Ora con Aerith non mi interessa fare la limit, perché la faremo dopo. Non hai rubato niente, quindi grazie mille, questo lo eliminiamo. Rubato etere. Loro possiedono solo questo oggetto. Quindi non potete sbagliare. Cioè, nel momento in cui voi rubate, sarete sicuri al 100% di rubare etere. Quindi è importante questa cosa. Ok, adesso limit di Tifa. Ah no, questa è Aerith. Vabbè, non ho fatto critici. Ah, sti cazzi. Vi ricordo che è importante utilizzare la limit proprio perché dobbiamo livellarla. E con Aerith, che praticamente ha Fury Brand, ricarica la nostra limit. Quindi è un circolo vizioso per allenare le limit. C'è un piccolo problema però. Quando noi rubiamo gli oggetti ai nostri avversari, non otteniamo il drop finale. Quindi se noi rubiamo l'oggetto, questo è, diciamo che questo è il contrappasso dell'utilizzare il ruba. Ovviamente io vi consiglio di rubare, perché rubare ai Dinglow e avere la possibilità di farmare 99 eteri in questa fase del gioco è fondamentale. Però se li uccidete, una volta che avete rubato gli oggetti, non avrete la possibilità in futuro di ottenere il drop. Come vi stavo dicendo prima, loro quando muoiono avranno un drop che vi consentirà di avere Antima come magia. Ripeto, non è fondamentale, potreste farmare anche quelli e inoltre livellare le limit, quindi fare l'utile e il dilettevole con Tifa. Ma non è obbligatorio, la cosa che ovviamente io farò per conto mio sarà ottenere i 99 eteri. Ma non è finita qui.